Sandro, oggi Schiabaskin riceve la civica benemerenza, ma è una vittoria soprattutto della cestistica, anche perché ha lanciato un chiaro messaggio. Se mi consente, una vittoria non solo di Schiabaskin e della cestistica, ma anche di tutto il movimento che abbiamo creato. È una vittoria dei genitori, è una vittoria dei ragazzi, è una vittoria che noi dedichiamo a tutti quanti, perché sono 4 anni che stiamo continuando in un progetto meraviglioso e speriamo di poter continuare, perché veramente c'è da lavorare e miglioreremo sempre di più. Che cosa ci vuoi dire tu? Sono Emanuele Zabatta, vice capitano della squadra di Schiabaskin. La mia specializzazione sono i discorsi, secondo alcuni, i discorsi promozionali, anche se io non sono un politicante, non li faccio per avere consenso e elezioni, ma perché credo in questa squadra, credo nelle possibilità, credo nel fatto che questo sport possa prendere le persone con qualche problema e trasformarli in campioni. Maria D'Abbundo, oggi l'Ischia Baskin riceve la civica benemerenza dal comune di Ischia, ovviamente tanta emozione, tanta felicità anche. Sì, è qualcosa di veramente fantastico, perché cioè soprattutto per questi ragazzi, per questa squadra che veramente ha qualcosa di unico e di magico, che solo se la si vive si può capire. Noi siamo veramente una grande famiglia, condividiamo tantissime cose insieme e la cosa più bella è vivere con loro emozioni continue. Cioè noi ormai non riusciamo più a vivere senza la loro presenza, ed penso che questa sia la cosa più bella. Che ci vuoi dire tu? La nostra grandissima giornata di questa vittoria che abbiamo vinto. Tutti i compagni sono lezionari e sempre in gamba. Schiabaskin. Schiabaskin? Sì.